È morto Marco Pannella. Ci fermiamo con la nostra programmazione e riprenderemo dando voce alle vostre voci, come Marco ci ha insegnato. È la voce tremante del direttore di Radio Radicale ad annunciare, poco dopo le 13 di ieri, la morte di Marco Pannella. Questa è la sede di Radio Radicale. Da qui Pannella tuonava e si accendeva per le sue battaglie. Si appoggiava qui, sistemava le cose, tirava fuori da sempre il suo sigaro in bocca. E per tutta la notte una diretta fiume ha ricordato il leader dei radicali. Ha aperto le linee per dar voce alla sua gente, alla gente di marciapiede, come la chiamava Marco, gente come lui, il popolo. E in tanti si sono raccolti ancora una volta intorno a lui per un ultimo saluto anche qui nella clinica dove era ricoverato. In questi ultimi tempi ripeteva spesso: l'erba cattiva non muore mai Pannella, per quello che ha seminato, per quello che ci ha insegnato con la sua testimonianza di vita. Qui dietro Torre Argentina, al centro di Roma, c'è la sede storica del Partito Radicale, dove tutti lo conoscono. Lei sta sentendo Radio Radicale? Sì. È un giorno triste questo? Abbastanza. Per uno che l'ha visto per 12 anni, quasi tutti i giorni qua, la mattina veniva a prendere sigarette, cappuccino, il giorno veniva a mangiare, a pranzare, quando stava seduto fuori tutti si fermavano, specialmente le donne, a stringergli la mano, perché penso che ha fatto molto per le donne. Al partito Pannella trascorreva gran parte delle sue giornate. Lui aveva una stanza in fondo al partito dove si facevano le riunioni più private, se no qui nel salone ci incontravamo tutti e c'erano dei confronti politici abbastanza così continuativi. Sono completamente svuotata in questo momento, non so che cosa altro posso dire. In tanti lo hanno voluto omaggiare anche fuori casa. Questa casa a due passi da Fontana di Trevi, via vai nelle ultime settimane da quando la malattia si era aggravata di tanti leader politici, uomini di spettacolo, amici e compagni di lotta. Una bella persona proprio. Un bel ricordo di Marco, io gli vendevo le sigarette, sono al tabaccaio, mi chiamava il suo pusher. Grazie Marco, le scrive Renata, su una rosa posata sul portone di casa.